Radio Belle Monella sa parlare ai vostri cuori e lo fa attraverso una rubrica che è tutta al femminile. La rubrica si chiama Lovely Elsa e torna a trovarci la nostra Elsa Pagin. Buona domenica a tutti e viceversa. Che senso? Bentornati a questa nuova rubrica, una rubrica tutta al femminile che parla di problemi d'amore, che cerca di risolvere i problemi d'amore. Ci proviamo. Perché come dico sempre, io non voglio pene in amore, basta pene per tutte. Non è un grande augurio, comunque. Vabbè, allora sentiamo oggi a quale domande vuole rispondere. Allora, sono arrivate dozzine e dozzine di mail con le vostre segnalazioni e oggi le vogliamo leggere tutte e due. Dai, Gaetano, leggi. No, ha detto dozzine, due sole. Va bene, vado a leggere la prima. Vabbè. Ciao Elsa, sono Whitney da Houston. Da non confondere con la cantante. Immagino di sì. Whitney che scrive da Houston. Sì. Ho un problema. Il mio uomo ha sempre voglia di fare l'amore. Appena finiamo vuole ricominciare. Mattina, pomeriggio e sera, giorno dopo giorno, senza sosta. Io non ne posso più. Sono sfinita. Cosa posso fare? Dagli il numero mio. No, Elsa! Insomma, è chi troppo e chi nulla. Ho capito, però, Elsa. Vado a leggere la prossima domanda. Cara Elsa, con mia moglie non c'è più dialogo. Cosa posso fare? Ce lo scrive Ricky da Dubai. Allora, intanto bisognerebbe capire chi ce l'ha scritto. No, Ricky da Dubai. Sì, ho capito, ma bisognerebbe capire chi sei tu. Ancora? Che ci scrivi. No, ma ha detto Ricky da Dubai. Ma quale? In che senso? Ce ne sono tanti ricchi a Dubai. Ma per piacere. Lo sapevo che finiva così. Comunque il dialogo è importante in una coppia. Bravo. Vi dico, non fate come me che ho finito una relazione proprio per assenza di dialogo. Ah, a me mi è stupito che l'abbia avuta. Per piacere, Pippo. Allora, per piacere. Pippo, era una storia che è iniziata proprio così con un colpo di fulmine. Lui era l'autista dell'autobus che mi accompagnava a casa quella sera. C'ero solo io in autobus. Solo lei. Mi ha guardato allo specchietto e siamo innamorati. Così. Tanto in fondo. Per piacere, Pippo. Negli ultimi posti. E niente, siamo andati a convivere la sera stessa. Come la sera stessa? Sì. Proprio un colpo di fulmine, vi ho detto. Poi, però, l'assenza di dialogo ha ucciso la nostra coppia. Infatti, dopo tre anni l'ho lasciato perché non ci siamo mai parlati. C'era più totale assenza di dialogo. Ma vi sentite ancora con. Ma non ci sentivamo neanche allora perché non c'era dialogo. Avete ancora, cioè, nel senso, comunque. Una volta, un minimo, non me l'ha mai detto, non c'era dialogo, ma voglio dire almeno il nome. Ma io l'ho mai chiesto, io non. Ma scusa, non è credibile che in tre anni uno non sia mai detto una frase. Non si parla al conducente dell'autobus. Oh signore, non ci posso credere. No, bene, alla prossima settimana con nuove rubriche d'amore per tutte voi. Sì. Grazie Elsa Pagin. Non si parla il conducente, avevo capito adesso.